Sono qui con i sindaci di Laterza e di Castellaneta, Giovanni Gugliotti e Gianfranco Lopane. Abbiamo ovviamente fatto un po' una valutazione di quello che è accaduto in questi giorni. Insomma, la valutazione è nell'ambito di una catastrofe ambientale di evidente sproporzione rispetto alla norma e rispetto ai mezzi in campo, la valutazione è comunque positiva. Hanno reagito bene tutte le macchine della protezione civile, qui è intervenuto pesantemente anche l'esercito, ci sono state straordinarie prove di determinazione e di coraggio da parte dei volontari che hanno recuperato tantissime persone sparse nelle campagne, e quindi insomma mi pare, Gianfranco, che tu possa anche tirare un primo bilancio di quanto è accaduto. Sì, la situazione è assolutamente sotto controllo, le operazioni di sgombero della neve procedono incessantemente da un po' di giorni, diciamo che abbiamo tenuto bene botta rispetto a un'ondata davvero eccezionale che non si ricordava da oltre 60 anni. Ora la situazione lentamente ritornerà alla normalità grazie appunto al supporto dell'esercito, di tutti gli enti che hanno collaborato con noi sotto il coordinamento della prefettura e soprattutto di questi straordinari volontari che si sono davvero messi a disposizione della popolazione. Chiediamo ancora qualche giorno di pazienza alla popolazione, ma ci aspettiamo grande collaborazione perché le operazioni possono essere più veloci quanto loro più ci collaboreranno, per cui speriamo di portare a brevissimo il paese alla normalità. La situazione dell'agricoltura è sicuramente da prendere in considerazione, faremo le valutazioni per cercare di non mettere ancora di più in ginocchio un settore che è stato fortemente provato da questa situazione. Giovanni. Sicuramente, data l'eccezionalità dell'evento, se non ci fosse stata una collaborazione, un gioco di squadra da parte di tutti gli enti e anche delle associazioni, soprattutto presenti sul territorio, quindi tantissimi volontari, non ce l'avremmo fatta. Siamo riusciti a uscire, credo egregiamente, Presidente, da queste nevicate che erano, sì, è vero, annunciate, ma di queste proporzioni nessuno se l'aspettava. Quindi il territorio ha reagito bene, pensiamo nel giro di poche ore di riuscire ad uscire da questa situazione di emergenza, e con il supporto sempre della regione, dobbiamo anche ringraziare il prefetto, devo dire che non ha fatto mai mancare la sua vicinanza, anche telefonica, lui personalmente ha contattato più volte i sindaci, quindi fra regione e prefettura siamo riusciti a superare questa impasse, ma va detto che dobbiamo, come ha detto bene Gianfranco prima, dobbiamo assolutamente aprire subito un tavolo relativo all'agricoltura, perché io stamattina ho incontrato tantissimi agricoltori di questo territorio e tutti hanno chiesto aiuto, un aiuto che deve essere necessariamente immediato, e non possiamo far altro che rivolgerci sempre alla regione, perché senza il loro supporto non andremo da nessuna parte. Dichiareremo ovviamente lo stato di calamità per l'agricoltura e cercheremo di provvedere subito, soprattutto nei confronti di coloro che non hanno coperture assicurative e che quindi rischiano grosso se nessuno li aiuterà. Cercheremo di dargli una mano. Va bene, grazie a tutti. Grazie. Grazie.